tornare buono. Hai anche tu una possibilità, non solo noi, ok? Se vuoi risparmiare, se vuoi, e visto che chiedevi dove risparmiare, se vuoi risparmiare non devi tagliare i servizi all'ASP, devi ad esempio risparmiare sulla mensa. Abbiamo speso dei soldi, ce l'ha anche detto Numisma, no, lì non lo andremo a fare. Oppure, se vuoi, puoi applicarti un po' di più sui rifiuti e vedrai che anche lì avrai un 30%. Poi è vero che è una tariffa, però la pagano sempre quelli che si chiamano cittadini, te ne sarebbero molto grati. Per l'Emilia, gli slogan sono pericolosi, non quelli sulla fusione. Secondo me erano un po' più quelli più pericolosi, sai quali erano? Erano quelli sulla Costituzione, non sulla fusione. Quelli sì che erano slogan pericolosi, però stai tranquilla che anche questo giro i cittadini ci hanno sgamato e vedrai che non li freghiamo, perché anche questa volta non li freghiamo. Per il mio sindaco, visto che tutti e due usiamo toni no, non forse da consiglio, ma questo perché veniamo dalla frazione più contaminata della provincia di Modena e quindi probabilmente sono i veleni che abbiamo nel nostro sangue che ci rendono così rudi e bruschi. Mi dispiace molto che nessun ufficio dei comuni dell'Unione ci abbia considerato le richieste che hai fatto, e la trovo una cosa riprovevole, e quindi chiedo anche a tutti i sindaci di provvedere a richiamarli, perché se gli era stato dato un compito è giusto che lo possa compiere. Il fatto che nessuno l'abbia considerato, la cosa mi dispiace molto. E per questo motivo che anche quest'anno, dopo compiuta ed esaustiva disamina del bilancio sottoposto, siamo orgogliosi di votare no a questo bilancio, fatto solo di promesse politiche mancate o non mantenute, guarnite di tagli ai servizi per i cittadini. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Allora metterei in votazione prima il punto numero 5, approvazione del documento unico di programmazione DUP periodo 2017-2019. Favorevoli? Contrari? 1, 2, 3, 4, Leonelli, Gianaroli, Anderlini, Cini. Astenuti? Nessuno. Anderlini, Cini. Ok. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? 4 come prima. Ok. Poi metterei in votazione l'emendamento presentato dall'assessore Caroli, modifica al piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019, stralcio intervento annualità 2018, programma 4, nuovo canile intercomunale dell'Unione. Favorevoli? Unanimità. Infine metto in approvazione il punto numero 6, esce Minozzi. Punto numero 6, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Favorevoli? Contrari? 4, Leonelli, Zanaroli, Anderlini, Cini. Astenuti? 1, Uguzzoni. Esatto, astenuto 1, Uguzzoni. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? 4. Astenuto nessuno. Buonanotte.